Bene, amici fratelli della congrega, parcheggiato qua, posso sostare? Ma sì, posso stare. Come sto? Ove sosto? Ho terminato di vedere. Questa è la postazione Ryan Gosling, perché poco tempo fa realizzai nelle vicinanze, praticamente a 2 metri da qua, no, una decina di metri, un video così su The Nice Guys. Quel bel film con Russell Crowe, Ryan Gosling. Adesso impazzano i commenti pazzi su Ryan Gosling, prima sbertucciato, bistrattato, adesso nuovamente ben considerato. Non dico osannato per Barbie, non credo che vedrò questo film, non mi interessa, anche se la regista è interessante, oltre ad essere una bella donna, Greta Gerwig. Sposata con Noam Baumbach, un tipo che chissà perché associo a John Lennon, che era sposato con Yoko Ono. Questa Greta non è una poco di buono, questo davanti va via, cosa fa? Mi sta inondando con queste luci rosse alla Nicholas Winding Refn, perché ho terminato la visione di... Mi sta venendo addosso. La retromarcia, anche la luce bianca che non vedo e non ravvedo. Voi non ravvedete le vostre, ecco, posizioni o le luci di posizione? Fumo una sigaretta. Lucina. Non va mai. Beccassi un accendino perfettamente funzionante. Questo è andato troppo, mi stavo bruciando il dito. Una fiamma esplosiva. Questo che fa? Però è un continuo qui, eh? Mamma mia, che disastro. Scusate, sperando non caschi la videocamera, no? Il cellulare, che qui disturbiamo. Adesso si accenderà la luce, no? La radio si azionerà. Aria condizionata non va, vabbè, chi si lascia condizionare, sì, però se non giro la chiave, che driver sono? E se non tolgo il freno a mano, è che qui con tutte queste luci mi disturbano, poi mi distraggo. Devo procedere cautamente per non far cascare niente. Stop, spegniamo, così nessuno con le luci disturbiamo, disturberemo. Qua si viene disturbati e posso apparire disturbante per questi video e continuo a realizzare, chi se ne frega. Con questa voce più impostata, più delicata, una vita più cauta, più movimentata, quella del falò. Quindi dai 20 nefasti occorsi, ecco che io so rielaborare. E sto elaborando questo commissario Falò 3 con citazioni Ryan Gosling, Blade Runner, ma anche quello 2049. Ma realizzeranno questo 2099? Si parla di questo sequel del seguito. Only God Forgives, solo Dio perdona. Film di cui comprai il Blu-ray, lo scriverò nella mia recensione non dislocata, non sarà ubicata su Daruma View, quindi non sarà ufficializzata, perché per via di queste recensioni di altre, per Ciao Cinema, per alcune mie creazioni, come lo stesso mullolalynch.com, qui inserirò forse ivi, in questo luogo virtuale, no, esistente davvero, mullolalynch.com, questa review particolare, più peculiare, sganciata da limiti tra virgolette editoriali. Ho preso accordi con il mio capo redattore per scrivere la recensione di Papà Scatenato, Papà Scatenato About My Father, e poi dirò già qualcosa che sto pensando, congegnando nella mia mente. Allora, mandato un video, no, un audio, però così non si riesce a parlare con motorini che sfrecciano. Ecco.
macchine volanti, ci vorrebbero così, non disturba, no? Mo' di Blade Runner o di Ritorno al Futuro, parte seconda. Modello ispiratore comunque Blade Runner, ispiratosi. Forse a Metropolis, ma vedremo questo Megalopolis di Coppola. Tutti questi megalomani, Christopher Nolan che si fa osannare perché l'ha pagato a Schrader, e legge le critiche di un film che non è ancora uscito, cioè un mese prima le critiche di questi prezzolati, dai, tutti i marchettari. È un capolavoro e lui, avete letto, è un capolavoro, già mi sta antipatico. Poi vengono fuori delle notizie, io sapevo che Al Pacino aveva litigato sul set di Insomnia, vabbè, insomma, torniamo. Questo film soporifero, allo stile lentissimo di Winding Refn, il rombo, io mi sto trasformando in Rambo, no? Ecco, Rambo, Ryan Gosling, dopo Drive, lì era macchiavellico, vendicativo, si era innamorato di quella ragazza, poi arriva il personaggio interpretato da Oscar Isaac, non vuole tradire questa amicizia e si castra, diciamo così. Il personaggio di Oscar Isaac era stato arrestato, viene incastrato, viene ammazzato, trucidato e c'è questa vendetta, no? Deflagrante, se non ricordo male. Uno si aspetta. Scriverò nella recensione. Drive uscito nel 2011. Questo Only God Forgives, solo Dio perdona, traduzione letterale, uno dei pochi casi. Del 2013, stroncato al Festival di Cannes, mentre fu applaudito. Drive vinse anche un premio, sempre speciale. Alcuni addirittura considerarono scandaloso questo premio perché volevano che vincesse la Palma d'Oro. Tante cose non sapete di me, è passato un arco temporale pazzesco, io ho delle frecce al mio arco, no, non sono Robin Hood, non sono Errol Flynn, sono Kevin Costner, di Principe dei Ladri, sono principe chissà, o vivo di miei principi. Un principio importante è questo, allora da principio vi fu, per chi non crede in Dio, il Big Bang, vabbè ma... Bam, 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 sparatorie. Qui si usano i coltelli, qui a Bangkok. Mi aspettavo anch'io, rivedendo, no, vedendolo da cima a fondo, da principio sino alla fine. La fine di tutti i tempi. Una vendetta da parte di Ryan Gosling, invece no. C'è questa madre che è bellissima, Christy Scott Thomas, di un sexy torbido allucinante, queste luci al neon tipiche del cinema, anche di quella serie TV, Too Old to Die Young, no? Cioè il film non è un paese per vecchi, la parodia italiana non è un paese per giovani, hanno ragione i giovani, basta con Guccini, tutti anche con Fellini. Diamo speranza a questi giovani considerati decerebrati, cafoni e presi in giro da tromboni come Balanzone, scorreggioni e vecchioni. Vecchioni che sostiene Roberto che i giovani siano privi di umanesimo e lui sempre meno umano e sempre più stronzo. E allora uno si aspetta un Ryan Gosling stronzo, invece è catatonico. Stile di recitazione suo tipico e tipicamente allineato allo stile di Refn. Vi ricordate la vendetta, il principe, che è il principe in Too Old to Die Young, che ammazza il personaggio di Miles Teller. C'è sempre il compiacimento verso la violenza. Meraghetti non ama Von Trier, non ama Refn, una stelletta. Vabbè. Io sono artista che vende poco. Vengo criticato, ma guardate quello lì in solitario, è solo, solo, solo. Ah, domani ci sarà ancora questo sole perché si sta bruciando. Non va neanche il condizionatore, no? L'aria condizionata e i condizionamenti. È vero, una percentuale autistica. C'è in me. Ryan Gosling, non sto leggendo la sua pa parte, anzi, accendo la luce e mi copro gli occhi. Così non pensate. Allora, RYAN, Y, Ryan Gosling.
Sono 11 lettere, fate il conteggio. Tom Cruise, 9, preparato questo pezzo? No. Allora, vediamo qui che c'è scritto. Autoriale, 9, 9. 9, Autoriale, Mission Impossible, abbiamo detto, ho detto 13, no, Mission Impossible 17, se escludiamo i due punti. Quindi punto a capo, riniziamo. Qualcuno mi sta considerando veramente un genio. O forse ingenuo, perché poi mi accadono delle cose strane. Da commissario falò. Ecco, le origini umili. Ma io ci tengo alle mie origini da cinema alla Takashi Miike di Audition. Forse sono quella ragazza lì, quella donna ragno, no? Catwoman. No, vado catturato, no? Vado lasciato così. Perché quando parlo di cinema mi si illuminano gli occhi. Questo padre che ha ragione, ecco, non capisco una cosa. C'è questo rapporto incestuoso, questa madre che è una troia, in poche parole, Christy Scott Thomas, che si fa al figlio. Il complesso di Edipo, è un rapporto edipico, e poi dice, del personaggio di Ryan Gosling, è stato sempre geloso di suo fratello che aveva un cazzo grosso, enorme. Però ho capito sta cosa, questo qua va con una di 16 anni, poi l'ammazza, perché? Perché aveva visto un cazzo alla Tetsuo. Questa qua forse si è messa a urlare, offendendo la sua sessualità. Di solito avviene il contrario, no? Avete presente il film Non ho sonno di Dario Argento, quel personaggio che poi colui che interpreta Pasolini da giovane, è lui. Una versione però un po' così, non immaginifica, immaginaria. Zibetti, c'è anche il Radio Freccia, è lui che viene deriso, oppure Malcolm McDowell, non di Arancia Meccanica. Della Pantera Rosa, no, del bacio della Pantera, a proposito di Paul Schrader, va, torna da tua mamma, questa qua deve avere una minchia tanta, allora questa qua spaventata, e allora poi gli Yakuza, no, questo padre cattivo, cioè, alla fine dai, ammazza tutti, si mette a cantare karaoke, karaoke, poi mai dire gol, mai dire banzai, Takeshi Kitano, la chitarra, manca la chitarra. Io mi sono curato anche dal catarro. Adesso sperando vada un po', vada un po'. Questa luce alla Nicholas Winding Refn, no? Luci stroboscopiche. Sì, il falotico in effetti è schizofrenico. Sì, è il genius pop. Sto andando avanti con i miei siti. Ne devo rinnovare anche su scusate, su Edgar Allan Poe, ma fra pruriti, zanzare, luci varie, poi l'eloquio va puttane, forse va con questa Christy Scott Thomas, ma va con questo qua che vabbè. Mi è piaciuto il giochino delle parole. Takeshi Kitano 13. Takashi Miike con due i 12, 12. Paolo Mereghetti 15, dizionario dei film 17. Fate il conteggio. Questa velocità di pensiero, allora poi si diventa dei falotici, ma quello lì è stordito, no, una velocità inaudita e non viene capita, perché ecco questi codici da mafia cinese, qui c'è un bar cinese, mi sono perso, sono irrecuperabile come quei vecchi che criticano i giovani, come i giovani irredimibili che ce l'hanno con i vecchi, anche con quelli saggi. Il saggio monografico su Scorsese, il mio, La strada dei sogni. Scorsese che quando va in Oriente gira quella mezza cazzata di Silence e basta.